Paolo Carbonaro, segretario regionale dell'Italia dei Valori, un nuovo corso per il vostro partito anche in Liguria, di discontinuità anche con il recente passato e la dirigenza del recente passato. Assolutamente sì, la nuova Italia dei Valori ha dato un taglio netto rispetto al passato, nel senso che quando in Liguria è partita l'inchiesta sulle spese pazze, noi abbiamo completamente azzerato la dirigenza, ma non soltanto la dirigenza locale, provinciale o regionale. Abbiamo azzerato anche la dirigenza nazionale. Voglio ricordare a tutti che dal 2013 noi abbiamo un segretario nazionale che è Ignazio Messina, quindi siamo andati oltre quella che è la nostra storia, il nostro fondatore che è Antonio Di Pietro. Nuovo congresso nazionale, nuovi congressi regionali, nuove regole all'interno dello statuto, perché questa è la cosa fondamentale. Noi abbiamo bisogno di certificare i nostri dirigenti, oltre che di formare i nostri dirigenti. Quindi una persona si iscrive al nostro partito, non può assumere nessun incarico dirigente all'interno della nostra struttura se non prima dei 2 anni di militanza. Questo comunque ci consente di quantomeno conoscere un po' meglio le persone. Poi la sfera di cristallo purtroppo non ce l'ha nessuno e mi sembra che l'animo umano trasversalmente abbia dimostrato, quindi non è un problema di destra, di sinistra, ma è purtroppo l'animo umano che a volte... Il vostro è un partito che appunto si sta rinnovando e ristrutturando e che ha, immagino, come primo test elettorale le elezioni amministrative a Genova del 2017. Come vi ponete rispetto all'attuale centrosinistra e all'attuale giunta comunale, al sindaco Marco Doria? Allora, innanzitutto Italia dei Valori ha riacquistato il proprio DNA radicalmente di centrosinistra nel centrosinistra. Noi stiamo dialogando con tutte le forze di centrosinistra che sono presenti a Genova e per questo noi abbiamo già dimostrato a tutte le forze che vogliamo essere pontieri laddove ci sia un problema di comunicazione tra le forze. Noi vogliamo cercare di essere pontieri, partendo però da una base fondamentale, che sono i programmi. Non dobbiamo più parlare di chi sono le persone che devono andarsi a candidare. Noi dobbiamo parlare di programmi perché i cittadini hanno bisogno di risposte concrete rispetto ai problemi della città. Doria vuole ricandidarsi. È un candidato papabile per voi? Noi riteniamo che si debba superare l'esperienza di Marco Doria. Marco Doria vuole ricandidarsi? Le primarie sono lo strumento fondamentale non solo per consentire di scegliere un candidato all'interno dei movimenti, ma soprattutto di avere un termometro politico di quella che è stata l'attività amministrativa in questa città negli ultimi 5 anni. Qualche mese fa, insieme al Centro Democratico e al Movimento Progresso Ligure di Stefano Anzalone, avevate detto che voi un identikit di candidato sindaco lo avete già pronto, anzi avete sostanzialmente già un nome in mano. Assolutamente. Quando Doria ha palesato l'intenzione di volersi ricandidare e quindi ha anche palesato l'idea di boicottare, o meglio di passare oltre le primarie, non facciamo le primarie e mi ricandido io per un secondo mandato, noi abbiamo detto: guardate che noi abbiamo un candidato forte, serio, credibile, che ha dei progetti seri e concreti per questa città. Ricordo che la città di Genova è una città che ha delle forti criticità che devono essere risolte e affrontate nel più breve tempo possibile. Allora, rispetto a questo, Italia dei Valori potrebbe avere il suo candidato, quindi qualora si dovesse creare una coalizione, Italia dei Valori presenterà il proprio candidato alle primarie. Ringraziamo Paolo Carbonaro per essere stato con noi su Extra Liguria a Pausa Caffè.